Partito. Salve a tutti, ci troviamo qua da Ex Quisitali, noto locale di Roma, e con il mio amico Felice, che è lo chef proprio del posto, che vi farà vedere come si fa una perfetta carbonara, proprio un ristorante ad alti livelli. Prego Felice. Grazie Pietro, buongiorno a tutti. Allora, oggi, come ha detto appunto il grande pasticcere Pietro Di Felice, il piatto che andremo a fare è la carbonara, un piatto conosciutissimo della cucina romana. Appunto vi proporremo la mia versione. Sapete che nel panorama gastronomico esistono diverse, ognuno ha la sua versione di carbonara. Oggi andremo a provare appunto questa versione che facciamo qui, versione che piace tantissimo, appunto la maggior parte delle persone viene proprio appunto per provare questa carbonara. Allora andiamo a presentare gli ingredienti. Per prima cosa abbiamo un guanciale tagliato a listarelle. Seconda cosa, qui abbiamo un tuorlo d'uovo, quindi per una porzione. Qui abbiamo del pecorino romano grattato, diciamo come quantità andiamo più o meno con 3 manciatine, 3 prese di pecorino e una di parmigiano reggiano. Ok, alla fine usiamo questo formato di pasta, che è una pasta, uno spaghettone, Gragnano Oro, diciamo che è una pasta molto buona, è una pasta particolare, molto porosa, in grado appunto di assorbire la salsa e ha anche una grande, diciamo, proprietà, che è quella di avere del molto amido, quindi cuocendo la pasta quest'amido si scaricherà e ci favorirà una bella crema per la nostra carbonara. Ed infine abbiamo del pepe nero che gratteremo al momento per mantenere la fragranza. Allora, per facilitare i tempi, abbiamo già buttato la pasta, qui abbiamo la nostra padella e per prima cosa andremo a mettere il guanciale nella padella. Ecco qui, abbiamo il nostro guanciale e andremo a mettere qui sulla padella. Okay, qui abbiamo i nostri fornelli a induzione qui al ristorante, ma naturalmente a casa andrete con i vostri fornelli classici. Allora, quando si pone a sudare il guanciale, una cosa molto importante è non mettere l'olio. Innanzitutto perché la carbonara, come sappiamo, non è un piatto di quelli leggerissimi, insomma, quindi non c'è bisogno di aggiungere olio. Perché il nostro guanciale, come noi cuochi in gergo diciamo, suderà. Ovvero che vuol dire? Vuol dire che sciogliendosi il grasso farà soffriggere il nostro guanciale senza bisogno di un ulteriore appunto grasso come per esempio l'olio. Quindi qui andiamo a dare una movimentata e aspettiamo un pochino che il nostro guanciale, come ho detto, cominci a sudare. Allora, per adesso mettiamo un pochino il fuoco e lo lasciamo qui. Allora, un altro elemento fondamentale della nostra carbonara è quello che io chiamo il pastello, ovvero non è nient'altro che una palletta, un composto. Andiamo a prendere la nostra leccapadelle. Ecco il nostro tuorlo d'uovo, quindi per una persona usiamo un tuorlo d'uovo, ricapitoliamo, 3 manciatine di pecorino romano grattato e una manciatina di parmigiano reggiano. Quindi andiamo a mettere pecorino, qui, parmigiano, ecco qui, e una generosa grattata di pepe nero. Mi raccomando, macinato al momento è meglio. Generosa grattata, ecco qui. Poi andiamo a mescolare e a costituire quello appunto che abbiamo detto pastello. Ecco. Adesso vedrete la consistenza del pastello, deve essere non troppo dura e non troppo morbida, abbastanza morbido, vedete con il dito? È comunque morbido, che poi si andrà a sciogliere, adesso ve lo farò vedere nel passaggio successivo. Eccolo qui, qui abbiamo il nostro pastello, vedete, molto abbastanza morbido, eccolo qui, e ce lo posiamo. Allora, adesso andiamo a guardare il nostro guanciale a che punto è. Come vedete, sta lentamente sciogliendosi il grasso, sta rilasciando il suo liquido dove soffriggerà. Diamo ancora un altro pochino di tempo. Lo lasciamo qui. Allora, un altro aspetto fondamentale della nostra pasta è, per fare un'ottima carbonara, un passaggio fondamentale è quello della risottatura, ovvero
Noi inizialmente andiamo a cuocerci la pasta normalmente nel nostro bollitore. E in questo caso, con questo spaghettone di Gragnano, la cottura è un po' lunga, essendo una pasta trafilata al brodo, messa in cassone lenta a bassa temperatura, cuocerà 14 minuti. Quello che faremo noi è inizialmente andare a cuocere normalmente nel bollitore la nostra pasta per un tempo che va dai 7 agli 8 minuti. Alla fine, che cosa faremo? Andremo a risottare la nostra pasta. Che cosa significa? Andremo ad aggiungere al sudore, al nostro guanciale, un pochino di acqua e finiremo la cottura della pasta all'interno della padella con questo composto di acqua e di appunto di grasso del guanciale. Vedete come sta incominciando a sudare, vedete il nostro liquidino, il nostro grasso, che è quello che ci darà poi il sapore. Vedete come sta diventando lentamente croccante. Naturalmente importantissimo, come tutti la buona riuscita dei piatti, è la scelta della materia prima, quindi in questo caso andiamo a scegliere un guanciale amatriciano di ottima qualità. Come già vi ho fatto vedere, la pasta è una pasta di altissima qualità e quindi mi raccomando sempre attenzione alle materie prime, perché per un buon risultato finale la materia prima è fondamentale. Ok, qui ci quasi siamo, il nostro guanciale è quasi sudato completamente, ecco, vediamo. Questo tutto è il grasso che ha rilasciato il guanciale senza nessuna aggiunta di olio, quindi non mettiamo l'olio perché non serve, andiamo ad appesantire il nostro piatto inutilmente. Perfetto, il guanciale è bello croccante, abbiamo il nostro grasso sudato. Adesso quello che facciamo è andiamo alla nostra padella, andiamo a prendere il guanciale bene scolato perché il nostro grasso ci servirà. Olè, perfetto. Adesso in questo momento andiamo ad aggiungere un pochino di acqua al nostro guanciale. Prendiamo acqua dal bollitore, calda, la aggiungiamo al nostro grasso e adesso andiamo a fare quel passaggio che vi ho descritto prima, ovvero la risottatura della pasta. Quindi a che ci mancano ancora un paio di minuti di cottura, andiamo a mettere la nostra pasta nella padella e questa è quella che chiamiamo appunto risottatura, perché come la cottura appunto di un risotto che si cuoce nel brodo, anche qui cuoceremo la pasta nel nostro liquido di acqua e grasso di guanciale. Un altro aspetto fondamentale, che è un consiglio che vi do, è quello di muovere un pochino la pasta, perché che cosa succede facendo così? Facendo così l'amido che è nella pasta si scarica nell'acqua e quindi ci favorirà questa crema, questa cremosità nella nostra pasta, e come sappiamo nella carbonara è il nostro aspetto insomma fondamentale, che sia bella cremosa. Ok, quindi la muoviamo un pochino e scarichiamo l'amido della pasta. Ok, lasciamo che si finisca la cottura e che si assorba lentamente. Adesso un'altra cosa che andiamo a fare è a tritare il nostro guanciale. Questo lo facciamo perché? Innanzitutto perché così si può distribuire in maniera più uniforme sulla pasta, più omogenea, facendo che ogni boccone abbia la sua dose di guanciale. E quindi lo andiamo così semplicemente a tritare, a coltare. Vedete, è bello croccante? Potete sentire come si taglia bene. Ed ecco qua, facciamo una bello tagliato bello sottile, fino fino, sembra come una polvere quasi, no? Una polvere di guanciale. Ok, questo è il nostro guanciale, questo qui vedete che rimane attaccato al coltello, lo mettiamo qua dentro la padella e comunque stiamo dando sapore. Ed eccoci qua, continuiamo, vedete che piano piano quest'acqua sta leggermente diventando una crema, sempre come ho detto prima, grazie all'amido che sta scaricando. Vedete che non è proprio acqua, ma già si vede che sta diventando più o meno una crema senza ancora aver messo l'uovo. Ok, lo muoviamo un altro pochino, ci quasi siamo, aspettiamo un altro minuto. Adesso un altro consiglio che vi do: adesso bisogna riuscire a capire qual è la quantità giusta di acqua da lasciare prima di mettere l'uovo. Qual è il consiglio che vi do? Naturalmente se noi lasciamo troppa acqua quando andiamo a mettere l'uovo, c'è il rischio che la nostra carbonara ci diventi liquida.
Invece se ne lasciamo di meno di acqua si può sempre aggiungere, un po' come si mette il sale nella pasta, diciamo, se tu lo ne metti troppo all'inizio poi sei fregato, invece c'hai sempre tempo per aggiungere. Quindi noi cerchiamo di lasciarla non troppo liquida. Ecco, ci siamo quasi, Vedete? Vedete com'è quest'acqua, com'è cremosa? Guardate, una crema è diventando già. Perfetto. Altri 10 secondi e siamo pronti. Quello che facciamo adesso è aggiungere il nostro tuorlo d'uovo, il nostro pastello. Quello che dobbiamo fare è, questo passaggio va fatto fuori dal fuoco, altrimenti il nostro uovo, come diciamo in gergo, farebbe sfrittarebbe, quindi ti farebbe la classica frittatina, che non è il risultato finale che noi vogliamo. Quindi aspettiamo un secondo che la temperatura si stemperi, la favoriamo anche facendo un paio di salti, così entra aria e si abbassa la temperatura. Ecco qui, adesso è il momento di aggiungere il nostro pastello. Voilà. Adesso facciamo questo movimento circolare energico per fare sciogliere il pastello e creare la nostra carbonara cremosissima. Vedete come si sta creando la crema lentamente? Guardate che bella. Guardate. Schiacciamo bene l'uovo. Allora, quello che vi dicevo prima appunto sulla quantità d'acqua è, se ne avete messa poca, in questo momento, adesso noi infatti ne andiamo ad aggiungere un pizzichino di acqua, vedete, siamo sempre in tempo per aggiungerne un pochino. E continuiamo a girare facendo sciogliere il nostro pastello. Guardate, guardate che bella crema. Veramente bella, ragazzi. Cremosissima. Che spettacolo. Adesso andiamo a saltarla un pochino. Olè. Qui incorporiamo aria, la rendiamo sempre più cremosa. E voilà, guardate che crema. Andiamo ad impiattare il nostro bel piatto. Andiamo a impiattare la nostra carbonara, lasciamo il nostro nido. Bella cremosa. Ecco qua. Vale. Diamo un pochino di salsa sopra. Ora qua, un po' di guanciale, il nostro guanciale triturato. Cucina un po' di pepe nero. Andiamo a sporcare anche un po' il piatto. Ed eccola qui. Buon appetito!